Rosso. Emma, Mare Rosso. Mare Blu. E avanti. Oh, sì. Qualora sembra che adesso sta andando giù il vento, va. Prima c'era più vento, più mare, adesso sta andando giù. Posso bere? C'è mare, sto per mare tutto, un po' piano piano, siamo lì per sempre. Dovrebbe a posto bene, è messo in navigation? Sì, abbiamo fatto l'operazione qui a Renora, stiamo andando per Fermo. Ah, a posto allora. Allora ci vediamo qua di sotto, bacio. Fermo. Prima c'era più vento e c'era più mare. Mo, se, perché qua a Renora più sotto costa, però abbiamo navigato da Ostona verso Renora. E lì, stati di pescare a Roseto, va. Sì, c'era un bel maestrale mare bianco qua, la maestra. Poi più su a Bonacciato. Sì, ho visto la previsione, dovrebbe andare più sotto, mette solo due strisce qua. Sarà questo il tempo, passo. Non perdete. Va bene, va, tutto a posto. Fra quanto siete lì a Emma voi? Uno 50 minuti siamo sotto. Noi una ventina di minuti siamo già. Va bene, tutto a posto, Mimmo. Ci sentiamo, buona. Va bene. Emma, Mare Rosso. Emma, Mare Rosso. Mare Rosso da Emma. Sì, mi ricevete, Emma? Sì, confermo, mi dica, comandante. 15 minuti sotto, ci sono delle persone in discesa per Ortona, mi confermi? Sì, confermo, ricevuto. Siamo una persona per voi. Mare Rosso, Giovanna. Sì, per Rosso. Comandante, per quanto prevede l'arrivo qui da noi, più o meno? 12 meno 15, 12 meno 10 siamo da voi. Porto grazie. Le 11 meno 10 siamo da voi. Mezz'ora ancora, ok, grazie. Fermo mezz'ora, sì. Emma, Mare Rosso. Avanti, Mare Rosso. E le persone che abbiamo imbarcato qui da voi, ci lasciano tutte dell'elicottero a bordo o le viene a prendere qualcuno? Come funziona? Se le portano appresso, non grazie. Le persone stesse devono portare i portinelli. Ah, le devono portare i portinelli, ok, ricevuto. Giovanna, Mare Rosso. Rosso, Giovanna. 10 minuti siamo sotto. D'accordo. Rosso, Giovanna? Sì, per Rosso. Comandante, avete qualcuno per noi o sono in discesa? No, ci dovrebbe essere qualcuno in discesa per Ostona. Sì, ma c'è qualcuno in salita, dico. Io? Sì, allora lui scende, non abbiamo la gabbia, scende giù sull'imbarcadero. Per quanto siete qui? 78 minuti, siamo sotto. D'accordo, va bene, le gabbie. Giudo. Emma, Mare Rosso. Avanti, Mare Rosso. Le persone a bordo, le tute del vostro, se non lo vogliono portare, le lasciano a bordo, non so che dire. O mandate qualcuno a prenderle a bordo, se no non lo so. Comunque, ti volevo dire, le tute devono essere portate in portineria 8. Sono assegnate, se si perdono, non so, la di no. Comunque quelle sono assegnate le persone e incaricate di quella tuta. Non devono essere portati portinelli. Chiaramente a te non in, diciamo, lo puoi dire alle persone, se non sarai tu a portarle in portinelli. Me l'hanno detto e gliel'ho comunicato. Poi come lei mi ha detto che le dovevano portare in portineria, io l'ho detto, ha detto no, loro le lasciano a posto. Quindi questo non posso fare. In portineria non ho nemmeno la possibilità di portarle.
Non lo so, o rimangono a bordo o viene qualcuno a prenderlo, se no muoio lo ridico un'altra volta, va? Va bene, se si perde una volta di la gente, è responsabile di quella tuta, che ne sta debitato, che ne... adesso ve lo chiedo poi, vediamo. Va bene. Tutto rosso da Emma? Avanti. Buongiorno Benedetto, sono Aldo Urbano. Ti chiedo una cortesia. Potresti dirmi all'incirca l'orario di arrivo al porto di Ortona, canto? 12:30 in banchina, Aldo. 12:30 in banchina. Alberto, ti ringrazio, saluto l'equipaggio, a buon rendere. Sì, Aldo, stati bene, buona. Voi avete pranzato, dovete pranzare? Andiamo a pranzare perché siamo un altro po', finiamo dall'acqua, prendiamo il container e andiamo via. Quando arrivi qua, Mimmo, possiamo andare via subito dopo che entriamo in container? Mangiamo lì noi, vado. Che scendi tu? No, dovremmo fare una scappata a fratello, poi bisogna mettere un marino per mettere. Perché poi ci sta bello male, dopo vediamo un po' quando arriviamo lì. Come stavo vedendo che stava cambiando qua il mare, ok, dai, poi ci vediamo qua. E poi? Bro. Vedi grande, vale, bro. Contena a bordo, andiamo a Leonora, confermi? Sì, sì, affermativo, metti in contatto con Leonora. Buongiorno, in arrivo siamo. Volevo fare adesso e poi ci mangiamo un piatto di pasta, e poi li chiamo. Se passi, state lavorando tantissimo, poi li chiamo, dai. Sì. Allora, Sanese, mi senti? Sento lui. Stavo dicendo, noi siamo in arrivo. Vogliamo sbarcare il condere più di cassonetta adesso o dopo? Perché noi dobbiamo mangiarci pure un piatto di pasta. Che vuoi fare? Sei pronto oppure dopo? No, dopo. Vado con tranquillità lui e poi facciamo l'operazione. Beh, a posto così, vediamo io, grazie. Mare blu da Eleonora. Mare blu, mare blu. Lei che chiama blu? Squizzarini da Eleonora, volevo sapere se eravamo... finito e potevamo tirare sul container. 10 minuti scocciarini, è tempo di finire, ma già ti chiamavo noi. Ok. Allora, Leonora, vai blu. Luigi. Allora, veniamo sotto, se vieni giù col parango, tiriamo sul container, mi ci attacchi due fasce, tiriamo sui due cassonetti. Se mettete al contenere uno spezzone di gancio per non avere il paranco lì, diciamo, a testa d'uomo, le metto uno spezzone, bro. Sì, mi sembra che non l'abbiamo, lui abbiamo già cercato dappertutto, non l'abbiamo trovato, quello spezzone che serviva a Emma. Va bene, abbiamo pianificato, siamo pronti, quindi paranco e a seguire due fasce per le cassonette. Sì, sì, va bene, no, se c'hai lo spezzone del parchetto, quello è buono, perché col parango è troppo pesante, c'è un po' di maretta. No, lo so, ha chiesto Emma, ma io ho visto in giro dappertutto qua, negativo, non so se trova niente, lo dice al momento. D'accordo. Due facce. Ma mare blu. Ma di grande. Avanti, scusa, sì. Sì, allora i condeni viveri ce l'hanno su Leonora, adesso li ranno i viveri. Il condeni rimane stoccato qui su Leonora o dobbiamo riprenderlo per portarlo a terra? Teoricamente quello dovrebbe essere riportato a terra, intanto fate l'intervento sul quale mi pare che dovreste fare così.
al ritorno decidiamo, vediamo un po' se lo possiamo sbarcare domani mattina subito oppure successivamente. Io direi di riportarlo a terra perché considerate le pesce, brutto tempo e il resto, sarebbe opportuno portarlo a terra. Sì, sì, confermo, qui c'è un intervento a squalo a seguire, Sì, infatti, metti d'accordo con Sanetti. Va bene, ah, ok, va bene, poi mi confermi se la riportare a terra così quando torniamo lo riprendiamo, va bene? Vabbè. Giovanna Mare Rosso. Giovanna Mare Rosso. Giovanna Mare Rosso. Rosso Giovanna, avanti. Siamo in navigazione verso di voi, 40 minuti sotto, alle 15.00 sotto, dovreste avere due persone in discesa per Ostona? Solo e chiedo conferma, comandante. Pesciarini! Squicciarini, mare blu. Ah, Squicciarini. Rosso, Giovanna. Avanti, per Rosso. Comandante, noi non abbiamo nessuno in discesa. Solo personale da Emma. Allora dirigiamo su Emma. Ok, grazie. Emma, Mare Rosso. Sì, Mare Rosso, avanti. Mario, allora dobbiamo venire a prendere tre persone da voi. Sì, sì, confermo. A che ora sarete qui? Alle 15.10, fra 40 minuti, Mario. Va bene, ricevuto. Mario? Ricevuto. Ora, Leonora, Sanese. Squicciarini.